Benvenuti a Prima Pagina Salute. Tre IRCCS collaborano insieme per un importante progetto di ricerca, l'identificazione di nuovi biomarcatori che potrebbero consentire di diagnosticare precocemente la malattia di Alzheimer in pazienti con sindrome di Down. Ne parliamo con i nostri ospiti. Benvenuto a Filippo Caraci, docente di farmacologia dell'Università di Catania e ricercatore OASI di Troina. Benvenuta a Margherita Grasso, ricercatrice dell'OASI di Troina. Benvenuta la dottoressa Maria Giulia Bacalini, ricercatrice dell'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna. Ecco, io vorrei innanzitutto spiegare che questo progetto è un importante progetto che vede tre istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, di ricovero e cura a carattere scientifico. Questi tre istituti sono l'IRCCS di Troina, l'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna e l'Istituto San Raffaele Pisana di Roma. Professor Caraci, in cosa consiste il progetto che prevede appunto questi tre importanti istituti di ricerca collaborare insieme per la prima volta? Ma questo progetto rappresenta una grande occasione nell'ambito del bando della finalizzata del Ministero della Salute, per cui tre diversi IRCCS coordinati dal particolare l'IRCCS di Bologna, di cui adesso poi ci parlerà la dottoressa Bacalini, si occupano di un obiettivo ambizioso, che è quello di trovare dei nuovi biomarcatori per rilevare quel particolare tipo di declino cognitivo che si osserva nei pazienti con sindrome di Down già tra i 30 e i 35 anni e che sappiamo essere correlata alla possibile insorgenza di malattia di Alzheimer, perché questi soggetti appunto hanno un aumentato rischio di sviluppare questa malattia. E oggi non abbiamo ancora dei test per riuscire, al pari della valutazione neuropsicologica, che rimane certamente prioritaria, anche dei test non invasivi su plasma, quindi piuttosto che su liquor, per cercare di trovare delle alterazioni molecolari che precedono l'esordio di questi disturbi. Quello che le famiglie ci chiedono, quello che le associazioni dei familiari dei soggetti con sindrome di Down ci chiedono è un aiuto per capire meglio questa fase che noi chiamiamo preclinica, cioè questa fase dove l'accumulo di beta-amiloide, l'inizio cioè della degenerazione neuronale avviene molti anni prima dell'esordio clinico e quindi trovare questa fase precoce prima diventa, da un punto di vista farmacologico, un'opportunità per il trattamento. Cioè, l'obiettivo diagnosi precoce si può fondere anche con l'obiettivo trattamento precoce. Ottimo, questo quindi è un passo importante per la ricerca sicuramente. Dottoressa Bacalini, ecco, quali sono gli obiettivi, del progetto? Sì, gli obiettivi del progetto sono quelli di andare a valutare diverse molecole di potenziale interesse presente nel sangue delle persone con sindrome di Down che possano essere prodotte o dalle cellule del sangue stesse, per esempio in seguito a processi infiammatori, o rilasciati dal cervello a causa della neurodegenerazione. E come di solito succede in questi casi, ci siamo un po' divisi i compiti tra gli IRCCS che partecipano al progetto, sulla base delle competenze specifiche di ciascun gruppo, e andremo a valutare possibili biomarcatori di diversa natura molecolare, quindi marcatori proteici, marcatori legati a specifiche vie di segnalazione cellulare e marcatori epigenetici. Epigenetica, cioè quali sono i marcatori epigenetici, così lo spieghiamo agli utenti che ci guardano da casa. E diciamo, l'epigenetica riguarda quelle modificazioni del DNA che non ne cambiano la sequenza, ma che ne regolano in qualche modo la funzione, regolano l'espressione dei geni, quindi hanno un ruolo molto importante in condizioni fisiologiche. E le modificazioni epigenetiche del DNA non sono stabili, ma possono cambiare sia in seguito a processi fisiologici, per esempio durante l'invecchiamento, sia in seguito a condizioni patologiche, per esempio la neurodegenerazione. E in alcuni casi
quello che avviene da un punto di vista epigenetico a livello del cervello, per esempio, può riflettersi a livello anche del sangue, che ovviamente è un tessuto facilmente accessibile per Certo. sviluppare dei test diagnostici. E quindi quello che abbiamo fatto finora a Bologna è analizzare l'epigenetica delle persone con sindrome del sangue delle persone con sindrome di Down e abbiamo dimostrato che vi sono dei cambiamenti che in parte ricordano quello che avviene durante l'invecchiamento, in parte sono specifici per la sindrome. All'interno Sì. del progetto andremo oltre questa prima caratterizzazione e cercheremo di trovare delle modificazioni epigenetiche che siano associate al declino cognitivo e che possano essere soprattutto predittive in maniera precoce dell'inizio del processo di neurogenerazione che descriveva il professor Caraci. Quindi Certo. noi caratterizzeremo i profili epigenetici e correleremo questi dati con quelli prodotti dalle altre unità operative e soprattutto con le caratterizzazioni cliniche che sono fornite e realizzate dal gruppo dell'OASI. Certo, appunto, ecco. Professor Caraci, in questo ambito qual è il ruolo specifico dell'IRCCS OASI di Troina? Ma la ringrazio perché questa domanda è molto importante, soprattutto nell'ottica anche del messaggio che diamo alle famiglie. L'Oasi di Troina ha una struttura, una storia particolare, unica, devo dire, almeno nel sud Italia, quella di seguire pazienti con disabilità intellettiva e con sindrome di Down per lunghissimi periodi. Io permettetemi qui di ringraziare il direttore dell'unità operativa complessa, il dottore Corrado Romano, e soprattutto anche la dottoressa Concetta Barone, che conosce questi pazienti benissimo e che da più di 25 anni li segue. Quindi il reclutamento avverrà in un contesto in cui la valutazione longitudinale è fondamentale, perché se noi raccogliamo un campione di plasma e lo correliamo a un declino cognitivo, dobbiamo avere dei dati sul funzionamento cognitivo che sia rilevabile a distanza di 12 e 24 mesi, per cui infatti la durata dello studio, appunto, è in termini clinici di 2 anni, anche se il progetto ne dura 3, perché ovviamente c'è tutta l'analisi dei dati, e perché poi in questo contesto specifico, in questa importantissima struttura, è stata fondata da padre Ferlauto, si ha la particolarità di poter realizzare la ricerca traslazionale, così come ha voluto fortissimamente negli ultimi anni il nostro direttore scientifico, il dottore Raffaele Ferri, e anche il presidente attuale padre Silvio Rotondo, che appunto ringrazio perché stiamo riuscendo a realizzare questa sinergia con gli altri IRCCS nel rispetto dei bisogni delle famiglie, con un obiettivo chiaro, che è quello della ricerca traslazionale, cioè dobbiamo studiare nei pazienti i biomarcatori per trovare poi nuovi target, nuovi bersagli per nuovi trattamenti farmacologici. Ecco, un ruolo decisivo è quello della dottoressa Grasso. Lei lavorerà sui linfociti alla ricerca dei nuovi biomarcatori, no? Un compito importante. Come si svolgerà questa attività, dottoressa? Sì, allora il nostro obiettivo è quello di studiare la modulazione di vie molecolari ad azione pro ed antinfiammatoria nel plasma e nei linfociti dei pazienti con sindrome di Down reclutati appunto presso il nostro istituto. I linfociti rappresentano un ottimo strumento di indagine in quanto sono facilmente reperibili e poi sono uno strumento di indagine non invasivo. Per tenerli sufficiente un sempre prelievo. Le colture di linfociti rappresentano un modello sperimentale ideale proprio per la ricerca di nuovi marker biologici della malattia di Alzheimer nella sindrome di Down, in quanto i linfociti potrebbero riflettere in periferia quello che avviene a livello del sistema nervoso centrale e quindi possono essere utilizzati come un modello sperimentale per identificare le caratteristiche sia biochimiche che molecolari della malattia di Alzheimer e sindrome di Down, per cui l'identificazione di nuovi biomarcatori periferici che siano predittivi della malattia di Alzheimer nella sindrome di Down, oltre appunto a predire il tasso di declino cognitivo di questi pazienti, possono fornirci delle informazioni importanti per la prevenzione, la diagnosi, ma anche il trattamento e la riabilitazione dei nostri pazienti.
Certo, ecco, professor Caraci, appunto abbiamo detto prima che questo progetto di ricerca rappresenta un modo per prevenire e contemporaneamente curare, no? Quindi una speranza per il futuro. Sì, io la ringrazio di questa domanda e a nome di tutto il gruppo è bene fare una precisazione. La ricerca ha dei tempi che non sono quelli dei mass media o anche come dire, della circolazione delle emozioni. Lo vediamo in questo caso con la pandemia, quante notizie vengono messe. È bene spiegare alle famiglie che noi stiamo facendo un lavoro di ricerca. Un lavoro di ricerca richiede tempo. Validare un biomarcatore non è facile. Io ringrazio per questa ricerca, non sarebbe mai partita, almeno per la parte Oasi, e non avrei forse neanche potuto poi interagire con Maria Giulia Bagalini e con gli altri IRCCS assieme a Margherita, se non ci fosse stato mio maestro canadese, il professore Coelho della McGill University. Con il professor Coelho, quasi ormai 4 anni fa, abbiamo pubblicato un lavoro proprio sui biomarcatori nel plasma della sindrome di Down, ma quello che lui giustamente dice a Montreal, e noi lo dobbiamo dire anche qui in Sicilia, in Italia, alle famiglie è: stiamo cercando, dateci il tempo di cercare con calma, non abbiamo per ora alcune certezze, però stiamo provando a fare il massimo per trovare dei biomarcatori che poi ci servono anche come dei bersagli contro cui indirizzare i nuovi farmaci per una patologia complessissima, perché la malattia di Alzheimer nella sindrome di Down ha tutto un suo fenotipo clinico, tutta una sua problematicità che le famiglie conoscono bene. Certo, ecco, allora con tanti auguri e comunque sperando appunto che la ricerca possa fare passi da gigante sempre più grandi, sempre più grossi, noi vi ringraziamo per essere intervenuti, professore Filippo Caraci, docente di farmacologia dell'Università di Catania, ricercatore IRCCS Oasi di Troina, la dottoressa Margherita Grasso, ricercatrice IRCCS Oasi di Troina, la dottoressa Maria Giulia Bacalini, ricercatrice Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Grazie a lei.